Vediamolo questo gol. Ecco, arriva il gol. Occhio a Morgan, alla sua reazione. La guarda un po' questo che va a fare gol. Allora, evidentemente Morgan qui aveva fatto la combin per intascare qualcosa di scommesso. Cioè, voglio dire, se non ci fosse Tapia, e ride anche Lucarelli. Allora, scatta la tua querela nei miei confronti, però è tutto molto evidente, o no? Guarda, questa mattina mi hanno chiamato per dirmi che c'era questo video. Sinceramente, spiegandomi la cosa, non avrei mai voluto commentarlo. Però poi mi sono detto, vabbè, diamogli un'occhiata a questo video. Finito di guardare il video, ho pensato ancora di più che non fosse il caso di commentarlo. Però adesso mi trovo qua a commentarlo. Come mai? No, semplicemente per dire che è una situazione veramente kafkiana, no? Si dice così. Perché quello è uno stato d'animo in cui mi riconosco tantissimo. Tra l'altro quella partita veniva dopo tre pareggi consecutivi, 0-0 con la Lazio, 1-1 con l'Atalanta e 3-3 con la Juve. Il 3-3 con la Juve chiaramente era stato il più ravvicinato, il più mortificante a livello di morale, a livello di entusiasmo per la piazza. Con Lecce vincevamo 3-0, abbiamo subito il gol del 3-1, nel secondo tempo sul 3-1 loro hanno avuto l'occasione per farci il 3-2, quella è stata una liberazione, il gol di Edi. La mia reazione è quella, perché io sono fatto così, perché sono magari molto... Ecco, questa è un'occasione, bravo, sì. E quella è stata una reazione assolutamente istintiva che fa parte del mio carattere. Io gioisco sempre e costantemente con i miei compagni all'interno dello spogliatoio, eccezione fatta per magari alla fine dell'anno, quando il risultato è acquisito e tutto. Niente di più, niente di meno. Poi si vuole strumentalizzare, si vuole far caccia alle streghe, va tutto bene. Io sono qui per dire quello che c'era da dire. E magari anche per invitare voi giornalisti o comunque chi ha fatto il video, viene a Castelvolturno, mi fa quelle domande che sono sul video, io gli rispondo proprio con chiarezza e tutto, anche se dubito che verrà, primo perché penso che sia tifoso di qualche altra squadra e poi penso anche che sia un pochettino poco intelligente e forse anche nascondendosi dietro internet, dietro questi mezzucci che di intelligente hanno poco, soprattutto quando si riferisce a questi episodi. Soprattutto se usati in questo modo. Ma noi estendiamo l'invito, alziamo il tiro, capito? Se il signore fa un giro a Castelvolturno e fa una chiacchierata con voi, poi viene anche da noi a Sky Sport a spiegarci quell'allusione. Perché noi avremmo censurato, capito? Perché Sky Sport l'ha fatta vedere? No, cominciano ad esserci gli indizi. Non è abbonato Sky, non è tifoso del Napoli. Dai, comunque adesso piano piano ci arriviamo, facciamo una bella indagine e scopriamo chi è. No, vabbè, lascia stare, guarda, va bene sdrammatizzare perché l'intelligenza deve sempre superare la stupidità e io in questo ci credo e quindi ho cambiato idea soprattutto per questo. Sì, è vero che di questi periodi comunque magari sai, una puntualizzazione sull'argomento andava comunque fatta. Sì, assolutamente, per non poi... ti ripeto... Faccio un passo indietro, nel senso vengo a spiegare questa cosa perché effettivamente l'intelligenza deve superare la stupidità e soprattutto in questo momento va fatta anche un pochettino di chiarezza per non alimentare quella caccia alle streghe che un pochettino infastidisce. Dai, ci dai un titolo per il fascione rosso di Sky Sport 24, ultima ora, parliamo delle cose belle, Morgan De Sanctis, il Napoli dopo la vittoria di ieri punta decisamente allo scudetto, ci siamo ritrovati, via. No, 10 punti in questo momento sono troppi, tra l'altro anche con 5 squadre davanti, ci siamo ritrovati in questo risultato, bisogna dare continuità per un numero più ampio di partite. La cosa importante è che ieri non ci siamo staccati da questo gruppetto che molto probabilmente da qui alla fine si giocherà i posti più importanti per la partecipazione alle Coppe Europee del prossimo anno.